grande emozione per il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi, che è giunto a Sulmona insieme a più di 5.000 alpini per festeggiare i 90 anni della fondazione della sua divisione regionale. Tanta gente a Sulmona perché, dicevamo prima, sono i 90 anni, ma non è solamente i 90 anni, è la forza dell'ANA che quando si chiama tutti sono presenti, rispondono, zaino in spalla e presenti. 120 sezioni, alcune provenienti da fuori Abruzzo e una anche dalla Svizzera, dimostrazione di come gli ideali e l'identità dell'associazione che si è costituita nel 1919 per volontà dei reduci della Grande Guerra siano ancora vivi nel cuore degli italiani. È una festa per tutti quanti, qui batte il cuore forte e generoso dell'Abruzzo e dell'Italia. Tutti noi sappiamo che in ogni momento e qualunque momento di bisogno gli alpini ci saranno, saranno al nostro fianco, saranno ad alleviare le sofferenze, a difenderci, a tutelare il territorio, a dare conforto e a dare gioia alla nostra popolazione. L'assembramento si è tenuto a Piazza Garibaldi, da dove poi è partito il corteo, accompagnato dalle fanfare che ha attraversato il corso Video per poi raggiungere le autorità nel piazzale dell'Annunziata. A condurre la sfilata, una bandiera tricolore in omaggio all'Aquila e al terremoto che l'ha colpita. Una giornata storica per Sulmona. Sulmona ritrova un corpo militare, Sulmona che ha una grande tradizione in questo senso, orfana delle sue caserme, oggi rincontra tra il corpo degli alpini. Sebastiano Favero, presidente nazionale dell'ANA, dal 2013 ha lanciato un appello alle istituzioni chiedendo di ripristinare il servizio militare obbligatorio, ricordando l'importanza di trasmettere ai giovani i valori del corpo alpino. Ha partecipato all'evento anche il 9° Reggimento Alpini dell'Aquila, che ha presentato il servizio Meteomont, essenziale per la previsione di valanghe anche sugli Appennini. L'Associazione Nazionale Alpini è un'associazione importante, la sezione Abruzzi è una delle sezioni più importanti dell'ambito di questa associazione e oggi lo sta dimostrando, una macchina organizzativa importante che ha portato sulle piazze 5.000 penne nere e in un grandissimo momento di festa. Sul palco delle autorità c'erano tra gli altri anche il senatore Primo Di Nicola, la senatrice Gabriella Di Girolamo e molti sindaci del centro Abruzzo.